Sta partendo, ancora qualche secondo. Ok, sembra che ci siamo. Perfetto. Dunque, innanzitutto, lo dicevo prima, ad Abhishek, l'ultimo incontro, visto che la settimana scorsa abbiamo saltato, skippato la lezione, sarà mercoledì prossimo, sempre alle 15. Sarà una lezione un po' anomala, una breve riflessione a voce alta su quelle che possiamo chiamare le aberrazioni del processo scientifico, ma in generale una riflessione sul fare ricerca, che un po' vuole chiudere questo modulo di lezioni e questi incontri. Quello di oggi invece è una lezione, fra virgolette, in naturale continuità con le precedenti. Ovviamente ci manteniamo all'interno dello stesso generale alveo che ho usato come contenitore, diciamo così, per discutere di metodo di alcuni singoli studi più o meno eleganti, che è quello del sonno, i rapporti con i processi di memoria, di apprendimento e di plasticità. Però stavolta spostiamo la prospettiva su quello che potremmo chiamare un ruolo eventualmente protettivo del sonno nei fenomeni di decadimento cognitivo legati all'invecchiamento, per certi versi anche quello normale, ma soprattutto quello patologico. Va da sé che il pensiero va immediatamente alla più nota malattia caratterizzata da decadimento cognitivo, che è la malattia di Alzheimer. E, vabbè, poi vedremo come ci approcceremo in qualche modo a questa cosa. Un modo per introdurre la questione è questa serie di autoritratti, secondo me molto belli non solo dal punto di vista pittorico, ma dal punto di vista descrittivo, di un pittore, William Luther Mullen, che ha concluso la sua vita con gli esiti finali della sua malattia di Alzheimer. E in questa serie di autoritratti, ovviamente soprattutto quelli che contrassegnano gli ultimi anni della sua vita, in qualche modo proprio le caratteristiche pittoriche restituiscono in qualche modo non solo ovviamente alcune difficoltà prassiche, cioè quindi nella parte esecutiva del dipinto, ma molto probabilmente proprio anche una forma di metaforica rappresentazione della dissoluzione dell'identità, che è una delle caratteristiche che accompagna la malattia. Anche se l'Alzheimer, per una serie di ragioni che fra un po' vedremo, è destinata sempre più a diventare una delle malattie, uno dei quadri clinici patologici più rappresentativi dei prossimi anni. Però in realtà ha una storia lunghissima. Come vedete, la denominazione malattia di Alzheimer prende nome da questo psichiatra, Alzheimer, che su questa paziente, per la prima volta affetta da demenza, descrisse agli inizi del Novecento questa nuova forma clinica. Oddio santo.
Scusate, c'è il mio gatto che... Scusate, scusate, perdono, perdono. Che c'hai? Che hai, eh? Perdonatemi questa intromissione. Dicevo, descrisse all'interno di questa storia, di questa patologia demenziale, che ovviamente anche in quel caso lì si concluse con la morte della paziente Augustine, come una nuova forma specifica di demenza. E qui vedete il gruppo del laboratorio d'Alzheimer. La denominazione malattia Alzheimer fu di qualche anno successivo, da un altro psichiatra, Kraepelin, che in qualche modo riconobbe il merito alla scoperta di Alzheimer. E bisogna dire, anche se sono passati a questo punto circa 120 anni, il merito della descrizione di Alzheimer non è solo tanto di descrivere clinicamente questa demenza, ma di indicarne, come dire, i segni cellulari, i segni molecolari. In queste rappresentazioni d'epoca di Alzheimer, vedete quello che a tutt'oggi continua a essere ancora due caratteristiche, come dire, solide, non messe in discussione, associate, ho pesato la parola associate e non causali, della malattia di Alzheimer, cioè le cosiddette placche di proteina amiloide e degli ammassi neofibrillari attorno ai neuroni, che poi rimanderanno, vedremo fra un po', a un'altra proteina, la proteina tau. Ripeto, sono passati 120 anni, ma nell'attuale ancora bisogna dire insufficienza di metodi di trattamenti efficaci dell'Alzheimer e anche di ipotesi eziologiche, diciamo così, convincenti, nonché di trattamenti ancora non esistenti, per certi versi siamo ancora, almeno su alcune caratteristiche, a quel punto. Per carità, una delle cose ovviamente è la diagnostica. Nel caso di Alzheimer del 1900 bisognava attendere la morte del paziente e il riscontro di queste alterazioni cellulari dall'esame autottico post mortem. Oggi la rilevazione dei livelli di proteina amiloide associate alle placche, di cui prima facevo riferimento, o di quest'altra proteina tau, è possibile anche in vivo. Anche se nei fatti, e anche qua desterà una qualche forma di sorpresa, pur se dovunque nel mondo si diagnosticano, si trattano, fra molte virgolette, milioni di pazienti Alzheimer, la, perdonate il termine, certezza della diagnosi di Alzheimer è solo ancora oggi successiva alla morte, laddove venga eseguito l'esame autoptico. Anche perché queste caratteristiche molecolari, cellulari, non lo si sapeva all'inizio del Novecento, ma poi lo si è identificato nei decenni successivi, non sono solo specifiche della malattia di Alzheimer, ma si trovano anche in altri contesti patologici e soprattutto si trovano comunque nel modello fisiologico di invecchiamento. Che la malattia di Alzheimer sia una malattia diffusa, lo raccontano molte cose. Questa galleria di volti più o meno famosi del cinema, della letteratura, della politica, andrebbero aggiunte per esempio Sean Connery, che
è morto recentemente, ma davvero la lista è molto lunga, ci racconta quanto prevalente sia questo disturbo. I dati sono preoccupanti, qui vedete la proiezione con gli attuali tassi di crescita della malattia, del numero in termini di milioni di persone che negli anni 2050 avranno la malattia Alzheimer. Inutile dire che è una malattia non solo dagli elevatissimi costi umani, ma questo è addirittura ovvio, umani abbastanza prevedibilmente diretti e indiretti, perché i costi della malattia vengono pagati anche da un sistema che si muove attorno a ogni singolo malato di Alzheimer, che è fatto dei familiari, che è fatto dei caregivers e laddove in atto dalle strutture che si fanno carico eventualmente dell'ospedalizzazione di questi pazienti. E quindi ha anche, oltre ai costi umani, un costo economico molto corposo. Qui vedete proiezione statunitense. E se volete farvi un po' un ragionamento, i costi dell'Alzheimer possono essere paragonabili a una delle più ricche, la diciottesima economia mondiale, o ai bilanci giganti come Apple o come Google. Ma è solo un modo come un altro per raccontare come sia in qualche modo importante, pervasivo, diffuso, numeroso, e di come si ponga sempre più il bisogno di forme di risposte che la ricerca di base, la ricerca animale, la ricerca clinica devono fornire all'intera collettività, verrebbe da dire, visto che ribadisco che al momento attuale la malattia Alzheimer non ha ancora veri e propri trattamenti, indipendentemente da messaggi più o meno trionfalistici che periodicamente vengono diffusi sui media. Il rapporto fra, ci sarei dovuto arrivare necessariamente, fra sonno e malattia Alzheimer, può essere inquadrato, concettualizzato, almeno secondo quattro prospettive diverse. Qui lo vedete nella forma grafica di una nostra recentissima review, ma dicono la stessa cosa, la parte testuale e la parte iconografica. Un primo modo, che è quello più consolidato perché chiunque abbia avuto a che fare con un malato di Alzheimer, o in ambito familiare o in ambito istituzionale, si è scontrato con una serie di alterazioni che coinvolgono il sonno di questi malati. Le altre tre prospettive, che sono, diciamo così, molto recenti, adesso comincia ad avere un decennio, sono un ambito molto promettente, molto entusiasmante, anche se l'aggettivo con il rischio di essere un po' delicato, per quanto riguarda le prospettive di capire meglio i meccanismi dell'Alzheimer, di capire il ruolo che gioca il sonno nella malattia e eventualmente sviluppare alcune strategie di intervento. Noi tratteremo sostanzialmente queste quattro, io tratterò queste quattro prospettive, ma abbastanza rapidamente, per arrivare poi sostanzialmente alla quarta, perché all'interno di questa prospettiva sono includibili due esperimenti, due studi, in realtà non sono proprio due studi, sono una serie di studi di un autore, di un gruppo e un altro secondo studio che in qualche modo, secondo
perdonate il termine, il format di queste lezioni ho eletto esperimenti eleganti. Ma guardiamoli senza bisogno che io li legga, questi approcci uno per uno. Ripeto, chiunque ha a che fare con un malato Alzheimer si scontra abbastanza presto con alterazioni nel sonno, ma anche con alterazioni del ritmo circadiano. Nel secondo caso non è ovvio, almeno non è ovvio per chi non è interno alle problematiche del sonno, si fa riferimento a alcuni momenti del giorno, delle 24 ore, in cui si manifesta un'acuzia dei sintomi nei malati. La sindrome, non a caso, da molti anni si chiama sindrome Sundowning, del tramonto sostanzialmente, perché contrassegna una fase delle 24 ore in cui la sintomatologia, l'agitazione, la confusione aumenta anche l'aggressività in alcuni pazienti Alzheimer. E evidentemente per chi si occupa di sonno, questo stretto aggancio con un particolare momento delle 24 ore, che per altre cose ha uno specifico senso fisiologico e che tende a coincidere con l'inizio del picco secretorio della melatonina, richiama fortemente un'alterazione, quantomeno suggestiva, dei ritmi circadiani. Vi ho già detto prima che l'esistenza di alterazioni sul sonno nell'Alzheimer non è storia nuova, si manifesta con una serie di conseguenze che vanno ad aggiungersi a una già importante sindrome. Quindi un peso, un costo cognitivo, o meglio il declino cognitivo supplementare. Identicamente per la riduzione in alcune funzioni ulteriormente decrementate, già detto della sindrome del tramonto, e poi evidentemente l'aumento della probabilità di incidenti o di ferite che si provoca il malato, l'aumento del carico per chi si occupa dei malati, l'aumento della probabilità di istituzionalizzazione dei malati, un aumentato rischio di patologie depressive e anche un aumentato rischio di patologie cardio-cerebrovascolari. Ovviamente questa, proprio perché è un background abbastanza consolidato, caratterizza o caratterizzerebbe solo uno dei tanti sistemi o una delle tante conseguenze, potremmo dire, in comorbilità con una patologia principale come l'Alzheimer. Lo salto alcune cose perché devo cercare di nonostante, ripeto, sia di così facile riscontro, fino a grosso modo quest'ultimo decennio in cui vi ho detto che c'è stata un'esplosione di studi e di conoscenze, tutto sommato pochi studi, anche per certe comprensibili difficoltà intrinseche a fare studi di laboratorio in pazienti come quelli affetti da Alzheimer, si sono prevalentemente limitati alle variabili cosiddette macrostrutturali, cioè quelle deducibili dalla percentuale degli stati del sonno sostanzialmente, e sono più o meno qui riassunte. Prese tutte assieme, senza bisogno di commentarle uno per uno, dipingono, o badate bene, dipingerebbero, un sonno fortemente
frammentato, più superficiale e impoverito di alcune componenti come il sonno profondo e come il sonno REM. Posa del condizionale poi si comprenderà successivamente. Dicevamo pure che oltre agli aspetti specifici ipnici ci sono quelli cronobiologici, cioè quelli che riguardano sostanzialmente alterazioni del ritmo circadiano. Non solo la sindrome del tramonto, cui prima facevo riferimento, ma per esempio il fatto che durante le ore notturne spesso si osservano dei picchi di attività o di eccitazione identicamente del mal di Alzheimer. Anche lì molta cautela perché? Primo, perché il riscontro che queste alterazioni cronobiologiche siano più frequenti in ambiti istituzionali, rimanda a un'interpretazione in cui alcune delle condizioni, delle attività e delle interazioni pianificate agiscono come banali fattori che tendono ad alterare, a desincronizzare il ritmo sonno-veglia, nel senso dell'adesione al ritmo circadiano. Nelle strutture scarsa illuminazione, orari inconsueti rispetto alla maggior parte della popolazione, gamma di attività spesso molto limitata. Quindi anche l'alterazione circadiana, per quanto nessuno la contesta, in parte potrebbe essere pure conseguenza di alcuni fattori, fra virgolette, banali, istituzionali, quando i malati sono nelle istituzioni oppure nelle famiglie, ma in qualche modo imposte da fattori, diciamo così, sociali, esterni e non intrinseci alla malattia. In realtà l'alterazione circadiana sembra qualcosa di più solido, anche se probabilmente questi fattori ambientali agiscono come cofattori. Di questa cruciale implicazione nei temi di desincronizzazione circadiana non sappiamo molto. Qui c'è un elenco di teorie, ma le chiamerei quasi tautologiche. Tautologico è quando tu cerchi di spiegare qualcosa e nei fatti non fai altro che riformulare la questione con termini e con parole diverse. Perché dico questo? Perché implicare che una teoria, come una delle possibili spiegazioni dell'alterazione circadiana nei pazienti con Alzheimer, sia ascrivibile a una perdita di neuroni nel nucleo sordo-chiasmatico è addirittura ovvio. Se c'è una struttura che regola i ritmi circadiani e se c'è un'alterazione dei ritmi circadiani, quantomeno è verosimile, quantomeno è candidata, non è un'ipotesi, diciamo così, particolarmente originale. Come non è particolarmente originale, ma è una variazione della precedente, piuttosto che fare riferimento all'aspetto neurodegenerativo, che è una parte ultima dei processi della malattia, ha un accumulo selettivo di placche di amiloide, di metaste, prematasse neurofibrillari nel nucleo sopracchiasmatico, ma anche questo valgono le stesse condizioni. Come valgono le stesse osservazioni, stanti che sono stati ormai individuati i singoli geni
che nel nucleo suprachiasmatico sono responsabili dell'oscillazione, invocare una minore espressione del gene per per-stopped period, anche questa non è una grande ipotesi, come invocare una diminuita secrezione di melatonina, che è uno dei più solidi indicatori del rapporto fra ritmi biologici e presenza di luce ambientale, visto che comincia a essere segreta appena le luci appena c'è l'ora del tramonto, altre cose coincidenti col sundowning di cui parlavo prima, sono tutte ipotesi buone fino a prova contraria, senza in realtà cruciali dimostrazioni, anche se qualche cosa qui e là è stata fornita negli ultimi anni. Ma insomma, come dicevo già prima, bisogna comunque tener conto che nella alterazione cronobiologica ci sono alcuni aspetti che non sono necessariamente intrinseci della malattia, ma sono intrinseci delle condizioni e delle attività in cui sono tenuti i pazienti stessi. Per esempio, il regime delle attività o il regime delle luci. Altro aspetto, bisogna tener conto, che se già è vero per gli anziani, lo è ancor più per i malati Alzheimer, sono purtroppo popolazioni fortemente assuntori di farmaci per le più diverse patologie, con i più diversi meccanismi di azione. E in questo elenco, che ovviamente non commento, solo per ricordare come molti dei farmaci che tipicamente vengono assunti da questi pazienti, ma ripeto, alcune di queste considerazioni varrebbero anche per gli anziani, sono suscettibili di determinare come side effects, come effetti collaterali, effetti sul sonno o sulle alterazioni del ritmo circadiano. Per carità, anche questo è un aspetto da tener conto, certamente non può essere invocato come causa unica. Salto alcune cose. Però, ripeto, questa è una letteratura consolidata, clinica, descrittiva e poco aggiunge a chiunque abbia in qualsiasi ambito professionale passato un po' di tempo a fianco a Alzheimer. Quello che di nuovo è esploso in quest'ultimo decennio sono una serie di ricerche che partono, ed è quello di cui parleremo adesso per qualche minuto, dal modello animale che poi arrivano al modello umano, ancora sull'invecchiamento. Questo studio, qualche anno fa, io ho sempre un rapporto un po' incerto col tempo, cioè aumentare gli anni, sono 4-5 anni fa, per qualche settimana ha messo a soqquadro, ma non solo gli studiosi del sonno, ma anche chi si occupava di Alzheimer, anche se in sé Alzheimer non c'è niente, non c'è neanche il modello animale, visto che la specie, come vedete, sono ratti. Ma ci arriveremo fra un secondo, qual è il rapporto logico con l'Alzheimer. Il lavoro è molto bello, difficilissimo da leggere. Vi sottolineo alcune parole, perché la comunicazione scientifica purtroppo negli ultimi anni è anche, o tende a essere sempre più anche comunicazione punto, e quindi l'efficacia di alcune parole spesso, e quindi il termine housekeeper riferito al ruolo che il sonno avrebbe per il cervello, oppure il termine brainwashing per indicare alcune operazioni che avverrebbero durante il sonno, sono effettivamente molto suggestivi. Lo studio cosa ha fatto sostanzialmente? Lo studio sostanzialmente ha osservato in maniera metodica, di giorno e di notte,
l'eliminazione di una gamma di prodotti di scarto dell'attività del cervello, di prodotti di scarto dell'attività neurale attraverso il liquido cerebrospinale. In questo senso qui, brainwashing, se si allude a questa pulizia dei prodotti di scarto, oppure housekeeping, l'housekeeper è quello che ci fa la camera, quando noi non siamo nella nostra stanza d'albergo, torniamo e la troviamo bella e pulita, eccetera. Sinteticamente, proprio perché va pure al di là dei nostri scopi, anche delle mie stesse competenze, entrare nello specifico di uno studio molto impegnativo, ce lo racconta la prima autrice stessa di questo lavoro, che ha avuto un grande risalto pubblicato su Science. We infused the fluorescent dye into the cerebral spinal fluid, which we called CSF. So from this technique, we can see the CSF flow through into the brain. In the sleeping mice, we found the CSF flush into the brain very quickly and broadly. But in the awake brain, the CSF just barely floating. This finding raised the implication that the awake brain has more resistance to the CSF influx. So this leads to the thinking that probably the pulse of the CSF flow is smaller in the awake brain. Surprisingly, we found that the spaces between the two cells increased around 60% from awake state to the sleep state. Theoretically, the bigger space caused more influx, which will make the clearance more efficiently. Come? Oddio, perché è tagliato? No, no, niente, non lo so perché è tagliato. Buono. Sostanzialmente, come ha detto la stessa prima autrice, senza entrare nei dettagli, proprio perché era un video semidivulgativo, mostra come questo ruolo escretorio di eliminazione dei metaboliti di attività cerebrale si svolga anche durante la veglia, ma sia enormemente più attivo ed efficace durante il sonno. Questa è una dinamica standard del nostro cervello sempre per tutta la vita. Quindi in sé non c'entra né con l'Alzheimer, ma neanche con l'invecchiamento. C'entra in qualche modo suggestivamente perché ovviamente fra i prodotti da eliminare dell'attività neurale c'è anche fortemente la beta-amiloide, una dei target sin dal 1900 della patologia di Alzheimer. E quindi, pur non entrandoci con l'Alzheimer, pur non entrandoci con l'invecchiamento, allude l'importanza di avere una buona qualità e durata del sonno per garantire un basilare meccanismo di eliminazione e nei fatti di protezione del cervello da materiali potenzialmente dannosi, e per ragioni di spazio, ma anche per ragioni di intrinseca funzionalità. E qualche anno dopo, o meglio, l'anno scorso, se vado a memoria, e stavolta sempre se vado a memoria, ma non mi fido mai della mia memoria, ma è sempre Science, un altro studio, stavolta non sul modello animale, ma sul modello umano, bello, bellissimo secondo me, che è riducibile a questa brevissima animazione di 20 secondi che fra un po' rimanderò, ma prima di rimandarla perché se no non si coglie, di nuovo ritroviamo lo stesso contesto. Di nuovo brainwashing, di nuovo un rapporto fra l'eliminazione, anche se qui non viene mappata,
nel liquido cerebrospinale e certe caratteristiche del sonno. Quello che voi vedrete fra un po' è sostanzialmente tanto la dimostrazione che nell'articolo anche questo non banale di come sostanzialmente l'attività ondeolente, quella caratteristica del sonno profondo, quella che più corrisponde a bisogni recuperativi, e la vedrete espressa in colore rosso sul manto corticale, sia sostanzialmente sincronizzata con l'eliminazione nel liquido cerebrospinale. Quello che vedrete è sostanzialmente di come in stretto rapporto temporale l'espressione delle onde lente a livello corticale venga immediatamente seguita da questa ipersecrezione a livello del liquido cerebrospinale che apparirà in colore blu. E vedete proprio questo stretto rapporto temporale fra i due fenomeni. La zona che lo rimando anche brevissimo, che vedete in blu, è una zona cruciale per il liquido cerebrospinale perché sono i cosiddetti plessi coroidei, dove continuamente viene secreto un nuovo liquido cerebrospinale che poi con una dinamica idraulica, fra virgolette, molto precisa, perché tanto quanto se ne produce, tanto poi deve essere riassorbito, viene riassorbito a livello del cosiddetto spazio subaracnoideo. Ma adesso, senza andare troppo in tecnicismi, quello che si vede molto chiaramente è come ci sia un rapporto quantomeno di contingenza, quantomeno di associazione temporale tra l'espressione delle onde delta del sonno e l'attività di secrezione del liquido cerebrospinale. In teoria siamo lontani dall'Alzheimer, anche se in qualche modo però coglierete che i due dati, che sono diversi, raccontano come il sonno sembra aver finalmente trovata un'altra delle sue funzioni, cioè quella di essere una specie di teatro elettivo di tutte quelle, come dire, pulizie, se le vogliamo chiamare tali, del cervello, associata alle conseguenze dell'attività neurale durante la vita di Lidia. Mi vai avanti, Ciccio. Ovviamente, se tutto questo è vero, con la solita logica, o si può, come prima detto, dimostrare eventualmente un ruolo del sonno nel brainwashing di vari prodotti escretori, compreso la proteina amiloide, ma si può fare l'opposto, è una logica classica della manipolazione scientifica. Piuttosto che osservare l'associazione tra i due fenomeni, manipolare uno dei due. E quindi ancora non siamo arrivati in sé alla malattia di Alzheimer con un approccio estirpativo, deprivare di sonno. E se è vero che esistono questi rapporti così stretti fra sonno e eliminazione della proteina amiloide, ma anche della proteina tau, ci aspettiamo che la sottrazione di sonno evidentemente debba incrementare l'accumulo di questo materiale.
Ovviamente, questa ricerca sull'umano non è particolarmente complessa per certi versi. Lo posso solo accennare. Tenete conto che, lo dicevo all'inizio, che agli inizi del Novecento bisognava aspettare che le persone morissero. Alcune cose ultimative anche oggi le abbiamo solo dall'esame istologico post-morte, però ci sono almeno due fra tanti metodi per avere informazioni in vivo nell'Alzheimer, ma anche nell'individuo anziano sui livelli di amiloide. Uno è il prelievo a livello lombare, quindi a livello del midollo, di liquido cerebrospinale. Ovviamente c'è un minimo di invasività, ma insomma, si tratta di una puntura lombare che asporta il liquido cerebrospinale e poi si analizza le concentrazioni, fra le altre cose, di beta-amiloide. L'altro, più evoluto, ma pure più costoso, è la possibilità di marcare selettivamente la proteina amiloide in maniera radioattiva, così che diventi visibile alle valutazioni di PET, di tomografia e emissione positronica. Ovviamente, mentre la prima tecnica, più abbordabile, anche se un minimo invasiva, che prevede la puntura lombare, la puntura lombare, è un'informazione, come dire, sistemica sugli eventualmente incrementati livelli di amiloide. La PET invece no, ti dice dove c'è più proteina amiloide e quindi permette anche di caratterizzare la geografia corticale, sottocorticale, o i singoli gruppi neurali interessati dall'accumulo di amiloide. In questo primo studio la logica non è di deprivazione del sonno in toto, bastante che l'ho già ricapitolato qualche minuto fa, lo slow sleep, il sonno ondeolente, sembra essere il teatro più privilegiato di queste funzioni di brainwashing del cervello. Questi autori hanno fatto una deprivazione selettiva di sonno ondeolente. Farà piacere sapere, scusate questa piccola incursione aneddotica, a Giulia Micucci, che il professore con cui lei si è laureata, quando ha fatto lui a sua volta il dottorato di ricerca, ha eseguito molti anni fa, evidentemente, un esperimento simile. Non c'entra niente l'amiloide e non c'entra niente l'apparato che fra un po' descriverò. Sostanzialmente, di deprivare con l'erogazione di stimoli acustici, di deprivare di sonno ondeolente, o meglio ancora, di somministrare stimoli acustici che in maniera contingente vengono rilasciati ogni qualvolta si esprime a livello di registrazione polisonnografica del sonno ondeolente. Noi lo facevamo, Giulia, io e il tuo professore, all'epoca in maniera, come dire, manuale, osservavamo il tracciato del soggetto che dormiva e rilasciavamo questi stimoli a così intensità variabile. Oggi, con opportuni riconosci detettori, cioè algoritmi che riconoscono automaticamente e istantaneamente le onde delta, questi detettori innescano il rilascio dello stimolo acustico. Comunque, la logica è la stessa. Torniamo all'esperimento, quindi sostanzialmente la logica qual è? La logica è che ogni qualvolta chi dorme
fa le onde delta del sonno profondo, si somministra al sistema acustico per sostanzialmente sopprimere queste onde delta, senza più di tanto alterare il sonno. E qui vedete subito i risultati di questo esperimento, molto, come dire, lineari, perché lasciamo stare la condizione di controllo. La condizione di controllo era una condizione in cui si erogavano un numero identico o simile di stimoli acustici, ma senza associarli in maniera contingente alle onde delta. In Bordeaux rosso scuro la proteina beta amiloide e in giallo l'altra proteina tau connessa alle metastasi fibrillari a cui facevo riferimento. Qui vedete subito come coerentemente con quello che si poteva ipotizzare a priori, lo scopo dello studio, il drammatico incremento di accumulo di proteina beta-amiloide dopo derivazione selettiva. Quindi in qualche modo fortemente suggestivo del fatto che il sonno onde lente, il sonno profondo, sia un contesto privilegiato di eliminazione di questo prodotto dell'attività neurale, la proteina beta-amiloide. In realtà questa, come vedete, è la rilevazione dei livelli di amiloide e tau in acuto. Madonna, mio gatto, appena successivamente all'esperimento. Sei bravo. Scusate. Appena successivamente all'esperimento e alla deprivazione notturna. Però, come vedete, se le rilevazioni, sostanzialmente la puntura lombare, veniva fatta successivamente, quindi in cronica, a distanza di una settimana, oltre all'iniziale accumulo di amiloide, si osserva anche un accumulo di tau. Quindi i due più chiari marcatori cellulari associati almeno storicamente alla malattia Alzheimer incrementano drammaticamente se si toglie non tanto il sonno in sé, ma la sua componente più profonda. Quest'altro studio, quello era pubblicato su Brain, questo è su PNAS, usa la stessa logica, stavolta non è deprivazione selettiva, deprivazione totale, stavolta non è rilevazione periferica, cioè dal midollo spinale con la puntura lombare, dei livelli sistemici di amiloide e tau, ma è marcatura, come dire, contestuale nel cervello dei livelli di amiloide attraverso PET. Quindi la logica è abbastanza ovvia per certi versi, lasciamo stare le differenze fra maschi e femmine, ma quello che si vede abbastanza chiaramente è di come in associazione alle deprivazioni di sonno ci sia un importante incremento di amiloide a livello talamico, ma soprattutto a livello ippocampale. Il livello ippocampale è importante perché ovviamente ogni volta che si cita l'ippocampo e i meccanismi associati al processo neurodegenerativo si fa riferimento a uno dei segni clinici più precoci da parte di Alzheimer, che è ovviamente il decadimento mnestico. In realtà non proprio direttamente legato alla proteina tau, ma è un'altra proteina, la polipolproteina E, che comunque è connessa con il meccanismo cellulare alla proteina tau, identicamente si accumulava dopo la liberazione di sonno.
sempre in zone ippocampali, ma non solo, anche in alcune parti della corteccia. Quindi questo contesto, potremmo dire, è datato, le alterazioni del sonno negli Alzheimer. Questa stagione di ricerche che hanno mostrato un ruolo apparentemente cruciale o del sonno, o più probabilmente del sonno a onde lente, nell'accumulo di quei due che sono i segni cellulari, molecolari, più noti o quantomeno più antichi dell'Alzheimer, da qualche ovviamente dipinge uno scenario molto molto promettente. Paradossalmente la ricerca poi ha prodotto in questi ultimi anni pochi lavori sperimentali come quelli che vi ho brevemente citato, ma tanti lavori, come dire, epidemiologici o simili epidemiologici, cioè lavori meno impegnativi per certi versi, lavori non sperimentali, cioè in grandi popolazioni o campioni, lo studio del rapporto fra cattiva qualità del sonno e certi aspetti del declino cognitivo, che sono certamente interessanti, perché in qualche modo ribadiscono l'importanza del sonno all'interno delle funzioni cognitive e al contrario del rapporto fra un'impoverita qualità del sonno e decadimento di alcune funzioni cognitive. Ma certamente non vanno direttamente al cuore del problema della malattia di Alzheimer. L'ultimo approccio, e ci avviciniamo più o meno a quello di cui volevo parlare, ma ancora non ci siamo completamente, è quello in cui si è provato a studiare, visto che a volte il nome più prevalente è malattia di Alzheimer, però qualche altra volta è opportuno chiamarla per quello che è sindrome. Sindrome perché fa riferimento a diversi domini, a diversi aspetti che contemporaneamente sono alterati in questo quadro patologico. Questi studi, come vedete, hanno posto il rapporto il sonno a onde lente, o meglio, l'acronimo più o meno ormai dovresti conoscerlo, Slow Wave Activity, sta per la quantificazione delle onde delta, l'accumulo di amiloide, ma questo, vai, piccolo. Scusate, il mio gatto che ha la crisi di abbandono, l'accumulo di amiloide, ma con un salto a quello che per certi versi più interessa, al decadimento mnestico, che è una delle funzioni cognitive più chiaramente depoperate nella progressione dell'Alzheimer, e alcune variazioni nel metabolismo cerebrale. Il merito di questi studi è sostanzialmente un unico autore, se vado a memoria lo ha fatto nel suo dottorato, e il primo autore Bryce Mander, anche se delle foto o dei video appare un po' avanti negli anni, anche perché c'ha pochi capelli, però è più o meno vostro coetaneo, e ha prodotto una serie di studi, ma i due che più o meno vi racconterò sono due tra i tanti, più o meno simili come logica, che non sono probabilmente tanto in sé, come dire, innovativi. Il merito, in qualche modo ribadendo una caratteristica che già vi ho citato, formale, di alcuni buoni, eleganti o importanti esperimenti, è quello di aggredire il problema con
diversi livelli di misura. D'altra parte non è così strano quando parliamo del meccanismo di funzionamento cognitivo dell'umano o dei processi che ciascuno di noi studia. Sono processi che possono essere letti, misurati a diversi livelli, in teoria dal molecolare, molecolare, molecolare fino ad arrivare, o addirittura a quello genico, fino ad arrivare a quello macro comportamentale o addirittura all'interno di contesti naturali. Dicevo, il merito di questi studi non è tanto di aver giunto qualcosa di clamorosamente innovativo, ma di aver fatto tutte queste cose contemporaneamente, di aver assunto, almeno in questi due studi, li tratterò quasi come se siano un unico studio, che come vedete ha entrambi pubblicato su Nature Neuroscience, indicato come quella cosa che già in parte vi ho prima delineato, i rapporti tra sonno ondeolente e proteina amiloide, aggiungendo gli aspetti comportamentali, quindi le prestazioni di memoria, aggiungendo i dati funzionali, per esempio il livello metabolico cerebrale, a livello ipocampale o della corteccia prefrontale. Tutto nello stesso soggetto e all'interno dello stesso esperimento. Poi con una soluzione che, vabbè, non anticipo, statistica, che vedrete fra un attimo, almeno accennerò fra un attimo. Anche qui, affinché non ci sia un'ambiguità, nessun malato di Alzheimer. Stiamo parlando di anziani. Ci ritorneremo su questo aspetto apparentemente sorprendente di tanta ricerca, tanta promettente, eccetera, senza i malati. Ci sono delle ragioni. E Bryce Mander, in questo primo studio, ha studiato ovviamente il sonno a onde lente, con questa grafica, con questa iconografia che vi è ormai abbastanza familiare, riportando delle mappe che in sé non sono originali, perché la maggiore incidenza di onde lente, di onde delta, nelle locazioni corticali più anteriori è la regola, non solo per gli anziani, ma anche per noi. Qui c'è una cosa in più, senza scendere nei dettagli, una particolare tecnica che consente di stimare i cosiddetti generatori dell'attività in corteccia. E quindi sostanzialmente questo è lo stimato generatore nella prefrontale mediale di questo picco di attività lenta, ma ripeto, in sé nulla di strano, nulla di originale, nulla che non sia già noto a chi sa o studia il sonno. Bene, vediamo in un minimo in dettaglio maggiormente questi due studi, e già lo si capisce dal titolo che il merito dello studio è aver messo insieme uno, due, tre dimensioni sostanzialmente. Memoria, ippocampo dipendente, alterazioni delle onde delta e il dato anatomo-funzionale, anatomico, strutturale dell'atrofia prefrontale. Andiamo per ordine. Primo pezzo della storia, in sé, anche se non è tantissima la ricerca sul sonno dell'anziano, nulla di sorprendente. Lasciamo stare i due diversi modi di quantificare l'attività ondeolente, sono sostanzialmente equivalenti.
fermiamoci su questo, ma no, è uguale anche commentare questo. Qui si vedono due gruppi di anziani e di giovani a confronto. Il fenomeno è sempre lo stesso, lo dicevo già prima, della maggiore espressione delle onde delta nelle aree più anteriori, principalmente la frontale e la prefrontale. Quello che si vede chiaramente con la stessa analisi fatta nei due gruppi di età è come ci sia, con la stessa metrica, tutto simile, ma evidentemente molto meno espresso l'attività ondelente dell'anziano. Anche questo non ha nulla di originale, infatti già si sapeva, si sapeva già tutto. Qui lo vedete nella misura complessiva, non quindi topografica, come sia un fenomeno cospicuo la diminuzione di onde lente nell'anziano. È un fenomeno ragguardevole, sia complessivamente sull'intera corteccia, sia per certi versi ancora più intensamente nella corteccia prefrontale. Anche qua, ripeto, in sé nulla di sorprendente. Chi studia il sonno, ma senza neanche studiare il sonno, chi ha un po' di clinica del sonno, sa che il sonno in un anziano si impoverisce qualitativamente, si riduce delle componenti di sonno profondo, quindi a livello macrostrutturale, ovviamente se lo vai a quantificare, c'è meno di questa attività ondelente, quindi in sé nulla che non si sappia già. Lo ritrovano ovviamente per mettere in relazione a quanto prima introdotto. E qui vedete già un pezzetto in più. Potremmo chiamarlo, ma è una logica che vi ho detto più volte, dialogo fra le misure, dialogo fra le diverse prospettive con cui si può studiare un fenomeno. Stavolta il dialogo è fra il sonno, come già detto, decrementato in queste componenti lente nell'anziano, e le caratteristiche strutturali deducibili dalla risonanza. Per chi non è confidente, negli ultimi anni, oltre alle classiche informazioni sulla risonanza, parliamo di risonanza strutturale, quindi non di fMRI, di risonanza strutturale. La risonanza strutturale riesce con opportune tecniche anche a quantificare il volume delle strutture sottocorticali o lo spessore della corteccia, proprio dall'analisi delle immagini. Ma ripeto, anche qua i tecnicismi non ci interessano. Quello che fa vedere lo studio è che si osserva un decremento della densità di grigia, cioè di materia grigia nell'anziano. Anche qua nulla che non si sappia. Noi perdiamo, scusate l'ipersemplificazione, neuroni e materia grigia per tutto il corso della nostra vita. Il processo diventa più cospicuo, ovviamente, nell'anziano. Il processo di perdita non è necessariamente equivalente in tutte le aree del cervello. Ritrovarlo in questi anziani normali non è nulla di strano. Quello che è interessante è che il fenomeno prima rivisto, rimisurato, perché vi ho già detto che anche questo non è originale, correla col dato anatomico.
lo vedete nella forma della correlazione e lo vedete numericamente come coefficiente di correlazione, insomma, di 0.90, che non è uno scherzo. Ma cominciando a rendere più evidente come tutti questi fenomeni siano fra loro non indipendenti, qui vedete come il fenomeno atrofico, il fenomeno di riduzione della grigia, ha una diretta conseguenza, nelle minori prestazioni domestiche. E quindi qui vedete come la densità della grigia prefrontale sia relata positivamente con le minori prestazioni domestiche. Vabbè, ovviamente il fenomeno è assai più marcato, ma questo per ovvie ragioni, negli anziani, sia quello della perdita di grigia, ma soprattutto quello del decadimento domestico. Poi, ragazzi, se tu misuri e usi diversi livelli delle misure, le risonanze, la quantificazione del sonno, la dimensione comportamentale, finché si usa questa logica, le puoi tutte quante a due associare. Qui abbiamo visto il dato anatomico, che però poi diventa anche funzionale, come correla col decadimento sonnondolente. Qui di nuovo il dato anatomico, come si associa alla diminuzione della funzione emmestica. E qui vedete come il dato ipnico del sonno a sua volta correla con il decrementato funzionamento emmestico. Quindi sostanzialmente minore livello di slow wave activity, minore livello di prestazione emmestica. E come vedete, questo vale sia complessivamente per il sonno, sia per il sonno a livello prefrontale. Questa è la seconda peculiarità di questo studio. Non lo dico con la certezza del 100%, ma sono quasi certo che sia Bryce Mander di formazione psicologo. Lo sono quasi certo, anche se la memoria mi fido molto, la mia memoria. Perché sottolineo questa cosa? Perché il merito di questo studio è A, aver studiato un unico fenomeno con diversi livelli, dalle prestazioni amnestiche all'atrofia strutturale alle caratteristiche del sonno, con metodiche diverse evidentemente. Il secondo, cosa che nelle neuroscienze, mi permetto di dire, è relativamente infrequente, ma molto frequente in psicologia, o in molta psicologia, certamente è vero per qualcuno di voi, l'uso di modelli di analisi, di mediazione, nel tentativo di mettere insieme i diversi livelli studiati. Qui vedete i tre livelli dell'esperimento: il livello strutturale dell'atrofia, il livello del sonno quantificato nella espressione sonnondolente e il livello del decadimento amnestico. All'interno di un'unica analisi mediazione,
che restituisca, secondo una valutazione statistica, i rapporti tra questi diversi livelli di descrizione del fenomeno. E qui vedete la chiusura di questo studio in cui sostanzialmente, sulla base delle conclusioni, dell'approccio dato dall'analisi di mediazione, quello che gli autori deducono è che l'invecchiamento si associa a una atrofia più marcatamente espressa a livello prefrontale, più marcatamente espressa a livello prefrontale e mediale. Questa a sua volta si associa o si associerebbe, quantomeno lo studio dice in maniera statisticamente apprezzabile, a un'decrementata produzione di onde delta. Nella figura lo vedete, le onde delta, diciamo così, del giovane, belle, grandi e ampie, le onde delta dell'anziano, tra virgolette, meno ampie. Questo è un disegno, ovviamente. E a sua volta il decadimento dell'attività onde delta sarebbe legato con il dato del decrementato funzionamento di memoria. Ovviamente questa logica associativa, perché sono associazioni, non si può parlare di rapporto causale, non vale solo fra sonno onde lente e memoria, ma come vedete sia l'età sia l'atrofia spiegano questa relazione. Dal punto di vista della fortuna dello studio, che ha avuto, insomma, da dottorando che era fatto una fulminante carriera, Bryce Munter, il merito, vi ripeto, per carità, sta in un signor posto a lavorare a Caltech. Il merito è quello di aver misurato più aspetti del fenomeno e di averli, con metodiche statistiche, diciamoci la verità, non delle neuroscienze, ereditarie principalmente della psicometria, cercato di connettere in un modello esplicativo come quello che vedete. Ma questo non aggiunge niente. Praticamente l'anno dopo arriva su Nature Neuroscience, la logica è la stessa, la logica proprio del disegno dell'esperimento e le caratteristiche che vi ho messo, detto prima, le ritroviamo. Cambiano semplicemente gli oggetti, o meglio, si aggiungono oggetti nuovi. Come vedete, ricordate che in tutto quello che ho detto prima, non solo non c'è l'Alzheimer, perché questi sono anziani normali, senza malattie neurodegenerative, ma non c'è neanche qualche cosa che almeno indirettamente e logicamente può permettere di traslare questo dato alla malattia di Alzheimer. Qui lui rimane sull'anziano normale, rimane nella stessa strategia, il livello comportamentale, di nuovo il titolo è semplificativo, il livello comportamentale, il livello della quantificazione delle onde delta del sonno, ma piuttosto che focalizzarsi sull'atrofia strutturale corticale, principalmente prefrontale, ha rilevato l'amiloide. Ovviamente ha spostato un po' l'indagine, ma in qualche modo l'ha avvicinata alla logica
della ipotetica, no, traslazione è un termine improprio, ricaduta delle conoscenze sulla materia. Però, verrebbe da dire, lo studio è come se fosse già fatto nel disegno. E ritroviamo le stesse cose. Io sto, l'ho fatto anche altre volte, bypassando o evitando che qua e là c'è qualche piccola magagna in questi studi. Però, insomma, in sé potrebbe essere interessante pure commentarle qualche volta, ma non in questo caso. Mettiamola così, vale se leggete gli studi, vale ancora di più. Quando già o quando sarete referi, valutatori, scusate, dei lavori di altri, voi dovete vedere nei lavori quello che c'è e anche quello che non c'è. Faccio un paio di esempi. Il primo, nello studio precedente, prima di arrivare al modello esplicativo finale, in cui si cerca di mettere tutto assieme attraverso i modelli di mediazione di Sobel, si presenta un approccio, potremmo dire, univariato a 2 a 2. E il problema è che non tutti gli incroci a 2 a 2 fra le variabili sono stati mostrati. E probabilmente non è casuale. Quindi imparate non solo a leggere quello che c'è, ma imparate pure a chiedervi alcune cose che ovviamente sono disponibili perché non sono riportate. Se poi siete referi, chiedetele agli autori prima che pubblichino. Altra piccola magagna, piccola, insomma, nel frattempo piccola, nello studio precedente si prendeva tutta la slowing activity, l'attività inerente. In questo secondo, in cui tutto più o meno è uguale, si prende una gamma molto più limitata. Adesso non voglio entrare nelle ragioni. Sta di fatto che mi stai raccontando una cosa diversa. Sta di fatto che se tu hai due studi sostanzialmente nella stessa cornice, in cui vi ho detto la principale novità stavolta è la marcatura dell'amiloide. Beh, mi aspetto che ti mantieni su una cornice replicativa o semi-replicativa. E devo immaginare che se tu mi stai facendo, stai riportando i dati per l'attività molto lenta, cosa che è legittima, e non mi riporti quelli su tutta l'attività lenta, c'è qualcosa che non va, chiamiamola così, evidentemente. Ci ho detto, di nuovo, il sonno descritto topograficamente, insomma, adesso aggiungo cose che già vi ho detto, la stima del generatore a livello prefrontale mediale, anche qua niente di originale, e qui c'è la novità. La marcatura con PET dei livelli di amiloide. E già in questa immagine sintetica vedete dove va a parare. Va a parare che meno attività delta, o meglio, attività delta molto lenta viene espressa nel sonno, tanto più accumulo di amiloide viene riscontrato. In sé non è drammaticamente originale, perché anche le cose che vi ho descritto prima, e nel modello animale, soprattutto sul modello con deprivazione, era stato già evidenziato. Il problema è che lui fa più cose contemporaneamente. Vi tralascio di come i risultati vengono riportati nelle univariate,
sostanzialmente coerenti. Vi segnalo correlazioni meno entusiasmanti di quella di prima. Vi permetto di aggiungere che sono meno entusiasmanti di quelli di prima, anche perché prima, cioè questo è più genuino, quella di prima era una correlazione, siamo attorno al punto 90, che come vi ho detto in un altro caso, sono in parte artificiosamente, no, come si viene gonfiate, insomma, incrementate dal fatto che ci metti due gruppi diversi. Torno indietro solo un secondo perché è un minimo di riflessione. Qua dentro, vedete, ci stanno i giovani adulti, che, di cui già sai che c'è una differenza di base legata al fatto che gli anziani hanno meno attività ondelente e i giovani più attività ondelente, come identicamente hanno le prestazioni di memoria più elevate e prestazioni di memoria più basse. Quindi all'interno di un'unica correlazione è per certi versi meno sorprendente un'entità così elevata, perché in parte ci sta la differenza fra i gruppi. Se io fossi stato referee di questo lavoro, gli avrei chiesto quantomeno. No, forse ci sono. Sì, ci sono. Gli avrei chiesto le correlazioni separate per giovani e adulti, e come leggete qui, sono meno entusiasmanti. Torniamo al nostro attuale studio. Comunque sono significative a 2 a 2. Anche qui si ritrova un rapporto fra il decremento di attività ultralenta e prestazioni di memoria, e lo vedete qui nella forma di una correlazione negativa, sia con la memoria sia col dato di neuroimmagine dalla PET per quanto riguarda il livello di accumulo di amiloide. Di nuovo a 2 a 2, sonno, seppur ridefinito, comportamentale e amiloide, sono a 2 a 2 con queste. Fine dello studio, anche qua però una logica diversa, stessa intuizione, ma che aveva già, perdonato il termine, pagato nel precedente studio. Usare modelli di analisi non frequentemente usati nelle neuroscienze per cercare di connettere fra loro tutte queste dimensioni. E qui vedete tre modelli che lui ha testato. Uno cosiddetto indipendente dal sonno e dall'ippocampo. Un altro indipendente dal sonno, ma dipendente dall'ippocampo, e l'altro sonno dipendente, anche ippocampo dipendente. Senza bisogno di guardare l'esito finale, vedete che il modello che tiene è quello sonno dipendente. E le relazioni suggerite sono sostanzialmente quelle che qui vedete. L'accumulo di amiloide preferenzialmente nella corteccia prefrontale mediale, però diciamoci la verità, se tu non misuri altrove è difficile dire che è l'accumulo di amiloide solo lì. Comunque l'accumulo di amiloide lì l'hanno misurato prevalentemente, o meglio lì l'hanno testato in questo modello statistico, predice il decadimento di sonno ondulante, ovviamente come relazione negativa, più si accumula amiloide, meno si esprime
questa attività lenta, o meglio ultralenta. A sua volta, questa attività ultralenta determinerebbe una minore attivazione metabolica ippocampale, che a sua volta sarebbe poi correlata a un minor funzionamento comportamentale nei compiti proposti ai soggetti. Vi ho detto che tra il primo studio su Nature Neuroscience e il secondo, una delle differenze, a parte l'aggiunta della marcatura con PET di amiloide e l'uso anche della risonanza funzionale durante i compiti immunistici per rilevare i livelli metabolici ippocampali, l'altra però differenza è quella di aver limitato l'indagine all'attività ultralenta. Vi faccio presente che questa gamma di frequenza, che certamente è ultralenta perché è il segmento più lento della frequenza del delta del sonno, corrisponde a un peculiare evento del sonno, lo rivedremo tra qualche minuto, secondo, non mi ricordo, che si chiama complesso K. Bene, quello che vedete in questa figura, lo abbiamo fatto noi, non come studio in sé, questo è all'atere di uno studio nostro, in cui in maniera molto garbata, anche perché più o meno un certo rapporto di amicizia con questo Bryce Mander, gli si diceva: capisco che non funzionava il delta perché altrimenti l'avresti riportato alla stessa banda di frequenza del primo studio. Capisco che è focalizzato su questa banda ultralenta perché meglio ti funzionava. Ma questa banda corre il rischio di portare dentro due informazioni diverse: l'attività lenta vera e propria e questo grande evento chiamato complesso K. E visto che questi studi non hanno mai registrato gli Alzheimer, in questo specifico studio fatto ad hoc in maniera semi-provocatoria, abbiamo valutato la stessa attività confrontando Alzheimer e anziani equivalenti. La realtà è che non sono poi così tanto diversi. Questi sono gli Alzheimer, questi sono i controlli, e qui è la mappa statistica. Quello che si vede è che sostanzialmente non ci sono grandi differenze tra Alzheimer e controlli nella vera attività lenta, ma in questo complesso K, che per frequenza interrebbe se tu non lo scorpori nell'attività lenta, poi le cose vanno diversamente, ma le vedremo fra un attimo. Quindi, come a dire, anche lì, i referi non hanno fatto bene fino in fondo il loro lavoro, anche se ovviamente pochissimi giornali, pochi, quasi nessuno, pubblicano la storia referale, cioè rendono disponibile tutte le diverse giudizi dei referi, repliche degli autori e così via, che secondo me invece è una cosa molto bella sia perché fornisce ai lettori una misura dell'entità del processo valutativo sarà sottoposto l'articolo, ma sia, mi permetto di aggiungere, agisce come istanza moralizzatoria sul referi, già aggiunge come istanza moralizzatoria sul referi quei giornali, ma sono ancora abbastanza pochi,
che riportano il nome e cognome dei referi. Ma oltre al nome e cognome, che è un aspetto, penso che sia molto utile invece che proprio l'entità dei giudizi accompagni la storia di ogni singolo articolo. Comunque, non lo sono stato io, i referi. E tutta questa roba qua, e tutta questa roba qua, adesso è una ora e mezza che vi sto parlando, c'è l'Alzheimer. E proprio per certi versi, partendo da questa riflessione, quella che questa attività è contemporaneamente il segmento più lento dell'attività ondeolente del sonno, ma corrisponde anche alla frequenza di un evento specifico molto grosso del sonno, cosiddetto complesso K. Qualche anno fa, poi vi spiego perché, era in corso un progetto di ricerca che è durato 15 anni, non di più, per studiare gli Alzheimer. E nel frattempo che il progetto principale arrivava al termine, ed era al termine con la chiusura della pubblicazione appena in questo anno, almeno alcune questioni pertinenti o rilevanti le abbiamo trattate e poi pubblicate strada facendo. E quindi questo studio, ma questo Alzheimer però, non stiamo parlando più di anziani, abbiamo confrontato un gruppo di Alzheimer con un gruppo di controlli. Per chi non ha conoscenza del sonno, qui vedete un complesso K. Sì, se uno misurasse come frequenza, corrisponde appunto a un'attività lenta, e quindi la quantificazione delle G, secondo la logica dell'analisi Fourier, lo dà come attività ultra lenta, però ha una sua specificità sui meccanismi generativi in parte diversi, e quindi sostanzialmente, dando per scontato, e prima ve l'ho fatto vedere, che la vera attività ultra lenta poi non è così diversa fra Alzheimer e controlli, qui vedete come il complesso K anch'esso ha un andamento corticale prevalentemente anteriore. Lo vedete dei picchi che tendono ad andare sulle derivazioni più anteriori della corteccia. E quindi abbiamo quantificato, stavolta sì in Alzheimer, e dai, i complessi K. E qui vedete il fenomeno. Ed è un fenomeno grosso, grosso clinicamente. Perché? Perché questi sono quei grafici, ormai dovresti conoscerli, in cui ogni singolo pallino... scusate, mi sono perso io. Oh, scusate, ogni tanto faccio pasticce. Ogni singolo pallino è un soggetto o un paziente o un soggetto, la linea orizzontale è la media del gruppo. Beh, vedete, non so la differenza significativa, ma una differenza che è qualcosa come circa il dimezzamento di un fenomeno fisiologico del normale rispetto all'Alzheimer. Poi questo fenomeno è più marcato nelle aree più anteriori, ma l'aspetto interessante è proprio questa dimensione molto molto cospicua. E quindi, tornando indietro a Bryce Mander, si potrebbe dire: e chi ha detto che il termine di questa relazione che lega questi livelli di analisi del fenomeno sia la quantificazione dell'attività ondeolente di questa frequenza e non sia invece il complesso K? Ovviamente porterebbe a una serie di differenze
anche nelle potenziali implicazioni. Di sicuro, nel nostro caso, erano malati di Alzheimer e non anziani locali. Curiosamente, ma questo è proprio una specie di trailer, visto che non abbiamo ancora pubblicato, c'è una patologia del tutto indipendente del sonno, si chiama disturbo comportamentale del sonno REM, REM Behavior Disorder, che ha una sua, la devo far breve, però non arrivo mai, ha una sua robusta associazione con le malattie neurodegenerative. È fortemente predittivo del Parkinson, anzi, la predittività e l'anticipo nella storia dei pazienti, di una storia di disturbo comportamentale del REM, alcuni anni prima del Parkinson, è pure un promettente, ma insomma ci porta lontano per il Parkinson. E ci sono alcuni pazienti RPD che corrispondono a tutti gli effetti a un quadro pre-Alzheimer, anche su questo ci torneremo dopo, il quadro cosiddetto del mild cognitive impairment. Alcuni non ce l'hanno e altri ce l'hanno. Come vedete questa figura, per quanto il risultato ancora non è stato pubblicato, ci sono delle differenze con un livello molto diminuito di complessi K anche in questi pazienti con RPD che hanno però sintomi da decadimento cognitivo. Oltretutto, in questi pazienti avevamo anche l'FMRI, una volta quindi non è ricostruita e misurata direttamente, e qui vedete la relazione diretta fra il metabolismo della prefrontale mediale e i complessi K. Ripeto, dobbiamo ancora pubblicare, per cui... però in qualche modo dice di come il complesso K possa essere un utile, potenzialmente utile indicatore, ma non nell'anziano, nel malato, dell'entità del processo degenerativo. Sto facendo, ogni tanto faccio pasticci. Non è esaltante, è solo significativo, quel decadimento di complessi K che prima vi ho detto è anche statisticamente relata. In uno dei modi più banali, più criticabili, ma anche più diffusi, con cui si valuta il decadimento cognitivo, che è il cosiddetto Mid-Mental State Examination, che è la visione neuropsicologica più diffusa, più standard. Io sono un po' indeciso perché... Vabbè. No, perché sto gestendo forse un po' male il tempo. Ovviamente tutto questo che riguarda i cosiddetti complessi K, che riguardi le onde lente, primo lavoro di Bryce Mann, che riguardi le onde ultralente dell'attività delta, poi nel caso di Mann erano tutti normali anziani, nel nostro caso erano Alzheimer. È pure interessante perché si chiama ricerca di base, non a caso. Però poi, quando uno pensa alla clinica, ci si dice, beh, ma tecnicamente questo che benefici può apportare a eventuali trattamenti di Alzheimer? Qui la butto qua, mettiamola così. No, sono ancora indeciso dopo su un altro esperimento elegante che mi sto chiedendo se tagliarvelo o non tagliarvelo, stante la cattiva gestione del tempo. Comunque, andiamo avanti. Bene, c'è un dispositivo
che negli ultimi anni ha avuto anche. Io uso l'aggettivo improvvida commercializzazione. Poi si può dire che sono un po' bigotto, però ritengo che la traslazione, perdonate il termine di quello che sto per dire, dal dato di ricerca al business legittimo, per carità, deve pure avvenire, ma dovrebbe avvenire più solidamente sulla base di dati robustamente consolidati, comunque è già stato commercializzato. Cioè un dispositivo che sostanzialmente incrementa o incrementerebbe le onde lente, o meglio le più lente delle onde lente, le cosiddette slow oscillation. Non è solo un gioco per cambiare l'elettroencefalogramma delle cose, delle persone che dormono, è anche una cosa che influenza o, aggiungo condizionale, influenzerebbe migliorando la prestazione di memoria. Ovviamente molto affascinante, per carità. Sì, c'ho il video di Neuron degli autori. Memories are consolidated during sleep. This is known for more than a century. Now, more recently, it has been shown that sleep in particular supports the consolidation of hippocampus-dependent memory, and that this consolidation takes place not during REM sleep, as it is, I think, the common opinion since Sigmund Freud, but during slow-wave sleep, which is the other core sleep stage. Now, the EEG during slow-wave sleep is hallmarked by the so-called slow oscillation with a predominant spectral frequency of about 0.8 hertz. This slow oscillation is generated in the neocortex and indeed plays a key role for the consolidation of such hippocampus-dependent memory during sleep. As shown here, it is basically assumed that these slow oscillations via efferent pathways drive the repeated reactivation of memories here in the hippocampus, which stimulates the redistribution of these hippocampal memories towards extrahippocampal, mainly neocortical, long-term storage sites. Because of their importance in memory consolidation during slow-wave sleep, there have been, of course, many attempts to increase these slow oscillations to improve memory and memory consolidation. Also, auditory sounds were used in these attempts, which were presented in the brain's slow oscillation rhythm to entrain the brain to an external rhythm. But all these attempts to drive the brain's rhythm during slow wave sleep by an external pacemaker were not very effective. We think this is so because the brain's own slow oscillation rhythm is generated with a considerable jitter. That means this brain slow oscillation occurs with quite a temporal heterogeneity. In fact, this a little bit shaky rhythm of the brain led us to the idea to use, instead of external pacemaking, the slow oscillation rhythm, led us to use closed loop auditory stimulation, where we first sense the brain's own ongoing slow oscillation rhythm during sleep, and then whenever a slow oscillation is detected, present auditory stimuli, brief clicks, such that they occur in phase, in synchrony, with the brain's own ongoing slow oscillation rhythm. Imagine a swinging swing that is slightly pushed at the right moment, in phase with the swinging. And in this way, we could
in fact distinctly enhance the oscillation, the amplitude of the slow oscillation, and also the duration, the length of the slow oscillation trains. And then eventually we could demonstrate that the slow oscillation rhythm, which in this way is enhanced by in-phase auditory stimulation, also leads to a distinct enhancement in the retention of hippocampus-dependent memories the student subjects had learned before sleep. So, what did we do in our experiments? With the first experiment, the goal was to synchronize the sound stimulation specifically with the up phases of the ongoing sleep-slow oscillation. We examined 11 subjects under two conditions. One in which we applied the clicks in phase with the slow oscillation, and a sham condition where we actually didn't apply any clicks at all. Before the night, the subjects memorized 120 word pairs. Recall of these word pairs was then tested after sleep on the next day. For the detection of the slow oscillation, we used an electrode placed over the prefrontal cortex. Here's an example of how the auditory stimulation works and how it sounds during an experiment. The EEG trace above shows the incoming signal obtained from the prefrontal EEG recording, filtered in the slow wave range between 0.25 and 4 Hz. The gray horizontal line in the EEG trace depicts the adaptive detection threshold. So each time the prefrontal EEG signal crosses the threshold from above, the stimulation routine with two click presentations is triggered. This figure here shows the averaged EEG activity time-locked to the first auditory stimulus across all subjects. And you see here that this synchronized stimulation is very effective in inducing a train of full-blown slow oscillations. And this enhancement becomes even clearer when it is compared to the average EEG obtained from the sham condition, shown here by the black line. If no auditory stimuli are applied, only the detected slow oscillation is visible. But thereafter, slow oscillation activity quickly fades away. As a consequence to the enhanced ongoing slow oscillation activity, during in-phase click stimulation, subjects perform significantly better on the word pair memories after this sleep period. In fact, each of the 11 subjects showed a clear benefit in word pair recall from the in-phase auditory stimulation. Most importantly, we performed a control study to test that it is indeed the synchrony of the stimulation to the slow oscillation up state which is critical for the enhancing effect. Hence, in this control study, we used out-of-phase stimulation. In this out-of-phase stimulation condition, the first click was presented right away when a negative peak of an ongoing slow oscillation was identified, and the second click followed with a distinctly shorter delay of about 500 milliseconds. In this case, the second click tended to fall into the hyperpolarization caused by the first click. This procedure, as you can see here by the blue line for the out-of-phase stimulation condition, was indeed effective to acutely disrupt the ongoing slow oscillation activity. However, as soon as the acute out-of-phase stimulation was discontinued, the suppressing effect ceased and reached comparable levels with the sham condition. In the end, over the 3.5 hour period of out-of-phase stimulation, slow oscillation power was not significantly lower than in the respective control condition. Corresponding to this unchanged overall slow oscillation power by out-of-phase stimulation, we also did not find any improvement in the retention of word pair memory after out-of-phase stimulation. Altogether, these data underline that it is the exact timing of the auditory click stimulation, so its synchronization with the brain's own slow oscillation rhythm that matters, that produces higher slow oscillations and longer trains of slow oscillation, and consequently enhances hippocampus-dependent declarative memory for word pairs. Bene, un po' lungo, però c'è il vantaggio che gli stessi autori vi hanno raccontato lo studio. Inutile dire che ci sono mille complessità
e forse necessità di specificazioni in questo studio. Alcune riflettono mie personali valutazioni, ma non le dico tutte quante. Rimango solo a livello di superficie di quello che avete sentito. Somministrando, presentando un suono accuratamente in fase con queste attività lenta, molto lenta, la cosiddetta slow oscillation, cioè il segmento più lento dell'attività delta, si ottiene, lo avete visto, un'esaltazione della frequenza e dell'ampiezza dell'attività lenta, confrontato con una condizione di stimolazione acustica equivalente, ma non in fase con l'oscillazione lenta. L'aspetto più interessante è che l'incremento così ottenuto di attività lenta, di slow oscillation, poi ha un impatto sul funzionamento degli individui. Sono normali soggetti, studenti universitari, 11, l'avete pure sentito nella descrizione, che hanno prestazioni più elevate di memoria. Ovviamente però non negli studenti universitari, quantomeno nella cornice che vi ho indicato, questo suggerisce un contesto potenzialmente di intervento su alcune selettive componenti depauperate nell'anziano, ma ancor più depauperate nel malato di Alzheimer, candidandosi a ipotetico approccio terapeutico. Di sicuro un esperimento come questo non è stato ancora mai fatto, e pure qualche dubbio che verrà fatto. Comunque, questo come avete visto, il giovane vietnamita di origine, Ngo, andava a studiare a Lubecca, come voi, ha fatto questo studio. In realtà sono più di uno che ha pubblicato il primo su Journal Neuroscience e il secondo su Neuron durante il suo dottorato, quindi vi funzioni quantomeno da buon auspicio, sia i lavori di Bryce Mander su Nature Neuroscience, sia questi sono stati fatti all'interno di un percorso di dottorato. Però in qualche modo, tornando alla cornice principale, fornisce una potenziale ricaduta e eventualmente applicativa. Mentre scorrevo il filmato, ci ho pensato, non vi racconto il secondo. I primi erano quelli di Bryce Mander, esperimento fra virgolette elegante, perché non ce la faccio, cioè, se no finisco ben oltre le 6, mi sembra che già 3 ore di lezione sono tante. Anche perché questo studio, come vedete, anche esso pubblicato su Nature Communication, ha delle ulteriori complessità. Però vi segnalo un aspetto critico, anche se l'approfondimento vero di questa questione richiederebbe ben altro tempo e anche elementi tecnici che vi dovrei risparmiare. Cioè, che è un esperimento di deprivazione di deep sleep, di sonno a onde lente. E
L'avete visto anche prima nell'esperimento, quello sulla beta amiloide, la tau. Questo è, per cui, però il paradosso qual è? Il paradosso è che, anche se non è proprio esattamente come la sto per dire, che in un numero di studi quasi contemporanei, somministrazioni di stimoli acustici possono determinare, o come avete appena visto, incremento dell'attività lenta oppure sopprimerla. In questo specifico studio lo scopo era ancora altro, non era in sé sopprimere l'attività lenta, era sopprimerla selettivamente su una specifica area. Però vi ripeto, ho scelto mentre ci scorrete il filmato di saltare, almeno cercando di dare, come dire, una specie di unitarietà alla lezione, quindi ve la salto. Cioè, però vi dico la logica. Tu stai dormendo, c'hai 256 elettrodi, non tutti necessariamente fanno questa attività molto lenta allo stesso momento, su tutte le derivazioni. E quindi la somministrazione dello stimolo acustico, che necessariamente è, come dire, sistemica, e tu gliela presenti, arriva tutto il cervello, evidentemente. Però la somministri contingentemente alla presenza dell'attività onde lente su una specifica area. Ovviamente sulle altre aree ci possono essere o ci possono non essere. Questa figura vi fa vedere però come le onde lente, come dire, oggetto di questo studio, erano effettivamente prevalentemente nella corteccia motorica, l'area targhettata, cioè l'obiettivo dello studio, da deprivare. L'ultimo aspetto, ripeto, ho deciso di. L'ultimo aspetto è una bizzarra considerazione che fanno gli autori, visto che vi ho detto, su tutti gli articoli usciti contemporaneamente, in questo si dimostra in maniera molto complessa, anche per questo ho deciso di bypassarla, che è possibile selettivamente e localmente sopprimere con una stimolazione acustica attività ultralenta su quella corteccia, la corteccia motoria. E gli altri due però hanno dimostrato esattamente l'opposto, incrementare le onde lette. Per carità, ci sono mille specificazioni su quando, anche se sono eventi molto brevi, tu presenti lo stimolo acustico. Però qualche cosa di non completamente convincente penso vi venga in mente. D'altra parte, per questo ho deciso di dare unitarietà alla presentazione, riprendendo il discorso sugli Alzheimer. Una parte della malattia di Alzheimer è indubbiamente, o meglio, riguarda prevalentemente il livello funzionale, il livello cognitivo, tutto quello che sappiamo e vediamo della malattia. Ma è anche altrettanto evidente che c'è qualche cosa dello strutturale del cervello che si è andato, scusate la semplificazione. Ci sono aree cortico e sottocorticali neurodegenerate. Ci sono questi accumuli, per esempio, di amiloide e tau. Cioè, sono, come dire, per cui una banale considerazione è, sì, certo, è utile, interessante studiarli,
ma segue dell'occhio anche all'auspicabile futuro applicativo, all'auspicabile futuro clinico. Beh, forse più interessante, o comunque interessante, è precedere questo momento, quello in cui la struttura del sistema nervoso è pesantemente intaccata, neurodegenerata. In merito a questo, ormai, come vedete, da circa 30 anni è stato proposto, chiamiamolo costrutto, anche se il termine è un po' improprio, il costrutto del mild cognitive impairment, cioè del decadimento cognitivo lieve, che non è Alzheimer. C'è un quadro, potremmo dire, intermedio fra un fisiologico decadimento cognitivo dell'anziano e quello dell'Alzheimer. Questa è, in sintesi, il modello, la figura banale più di ogni altra cosa illustrerebbe questa idea, questo costrutto. Anche qua la semplifico perché avrei un dibattito infinito. Però una cosa è certa, che sia o meno questo stato dell'MCI, MCI come abbreviazione di Mild Cognitive Impairment, effettivamente prodromico di Alzheimer, beh, per certi versi è assai più che probabile. Non c'è bisogno, adesso non entro nello specifico nelle complessità del costrutto del Mild Cognitive Impairment. Perché? Perché lo vedete qua. Ah, brutta la grafica, cioè, vedete come posto uguale a 100 gli individui, li chiamate individui non pazienti, con mild cognitive impairment, dopo 3 anni quasi metà di loro sviluppano ipotetica malattia di Alzheimer. Quindi, l'aggettivo prodromico in qualche modo è appropriato sulla base del fatto che una parte cospicua di quelli che sono riconosciuti dalle valutazioni neuropsicologiche come mild cognitive impairment, in un certo numero di anni hanno una elevata probabilità di entrare in Alzheimer. E qualsiasi strategia di trattamento, in questo caso specifico di trattamento eventualmente basato sul sonno, beh, forse deve guardare con interesse a questo gruppo di individui, tra virgolette, collocabili intermediamente fra l'anziano normale e il malato di Alzheimer. E sempre in attesa di quello che vi racconterò alla fine della lezione, a un certo punto li abbiamo studiati, gli MCI, confrontati agli AD e ai sani, li abbiamo studiati per un'altra caratteristica del sonno non REM, i cosiddetti fusi del sonno. No, tralascio alcune cose, le riprendo dopo. Nello specifico, i cosiddetti fusi del sonno sono degli eventi ritmici fasici, nel senso che interrompono uno sfondo di attività, possono essere più rapidi come questi o più lenti come questi. Non è solo un problema di qualche hertz in più di differenza, questo più rapido e questo più lento, ma come vedete sotto, hanno localizzazioni diverse. I cosiddetti lenti sono più frontali e i cosiddetti rapidi sono più posteriori, parietali, fondamentalmente. E qui vedete subito il dato. Ed è un dato molto, molto forte. Mentre i cosiddetti fusi lenti, che sono fusi, fra molte virgolette, anteriori, non discriminano
Alzheimer da MCI, da controlli, vedete come sia forte la differenza fra i normali, gli MCI intermedi e i pazienti Alzheimer. Come una forma di continuum elettrofisiologico posteriore, parietale, non diffusi, della quantificazione di questi eventi a livello della corteccia parietale. Peraltro, questa relazione non è solo una differenza fra i gruppi, con un minimo, c'è anche una certa consistenza statistica con l'entità del decadimento. Qui vedete come correla con il mental. Faccio un po' il cauto per la semplice ragione che queste correlazioni sono significative, ma la percentuale di varianza non è entusiasmante, no? In qualche modo relano col decadimento. E quindi lo studio precedente, quello dei complessi K, a questo punto è stato preso in considerazione, una si è chiesta, vabbè, ok, se già nell'MCI tu hai un decadimento di questo evento elettrofisiologico, quella cosa che hai già precedentemente dimostrato che drammaticamente casca negli Alzheimer viene rintracciata negli MCI? Purtroppo no. Vedete, è un segnale tardivo. Dico purtroppo perché alla clinica servono i marker precoci, e quindi qua il marker ritmico non è utile perché l'entità dei complessi K negli MCI non è diversa dai controlli. Al contrario, visto prima, questo è un potenziale marker, perché già in una condizione non necessariamente alzheimeriana hai un decadimento di questo evento elettrofisiologico. Poi la ricerca a volte fa cose strane, lo faremo, anche se sarà una lezione molto anomala, il prossimo mercoledì. Beh, quella è proprio sulle aberrazioni. Questa non è un'aberrazione, ma è una cosa che ha goduto e in parte gode ancora di una fiammata di interesse nel mondo scientifico e clinico. Perché? Allora, dovete sapere che indipendentemente dalle persone, dei pazienti che hanno diagnosi di epilessia e quindi hanno le caratteristiche artrofisiologiche di questa malattia, ci sono delle manifestazioni subcliniche epilettiformi anche in persone senza epilessia. Ho fatto per anni centinaia di registrazioni del sonno e ci è capitato frequentemente individui normali senza problemi neurologici di trovare nel sonno attività epilettiforme. Ci sono ragioni, ma ve le risparmio, neurochimiche ed elettrofisiologiche per le quali il sonno è un territorio privilegiato della comparsa di attività epilettiforme. Bene, questo studio, che vi ripeto, ha infiammato la comunità neurologica per qualche anno, ha trovato più attività epilettiforme, seppur subclinica, in pazienti Alzheimer. Voi capite bene che questo è molto interessante, perché di nuovo è un altro segno, è un altro marker, come a dire, non hanno l'epilessia ma hanno un'attività elettrica parossistica che potrebbe essere predittiva di Alzheimer. In realtà poi, a differenza di questo studio che ha avuto
ma questa è la solita storia. Grande fortuna pubblicazionale, grande impatto sulla comunità neurologica. Anche qui avevamo un campione unico di Alzheimer come nessuno l'ha mai registrato e ce le siamo andati a cercare nel sonno REM e nello stadio 2 senza trovare differenze. Sono pochissime perché non sono evidenti, sono normali individui. Adesso non vi sto a spiegare dove sta la magagna, non vi sto a dire che ovviamente mentre il lavoro è stato pubblicato in maniera prestigiosa il nostro tutto sommato così così, però è uno di quei casi in cui la ricerca ha avuto una fiammata, una speranza di marker clinico che io mi permetto di dire sulla base più che dell'impatto minore sulla comunità scientifica, che purtroppo l'entusiasmo va riposto perché non c'è nulla di alterato in morfologia epigenetica nei malati di Alzheimer. E qui arrivo verso la fine, che poi non è la fine perché la storia è lunghissima. A Roma, al Dipartimento di Psicologia, può esserci o può non esserci un gruppo, fra virgolette, importante per la ricerca del sonno nel panorama mondiale. Però una cosa è certa, se dovessi dare un giudizio, fra le cose, boh, non dico più importanti che abbiamo fatto, pubblicato, secondo me non ci sono necessariamente cose particolarmente contrassegnate sotto l'aggettivo innovatività. Ma almeno due me le ricordo fortemente, in due periodi storici diversi, che abbiamo fatto solo noi al mondo. Ma verrebbe da dire solo perché o c'è un intrinseco masochismo, o c'è un'intrinseca cacciutaggine. Il primo è di ormai circa 20-25 anni fa, lo studio più ampio e per certi versi unico di gemelli mono e dizigoti registrati giorno, notte, veglia, derivazione. Per 4 giorni li abbiamo fatto di tutto, dal comportamentale, dal fisiologico, eccetera. E lì non era originale studiare il sonno dei gemelli. Usare il modello dei gemelli mono e dizigoti è il modo classico per avere un accesso a domande sulla genetica del comportamento. E non lo si era mai fatto perché è mostruoso registrare decine e decine. Tenete conto che a differenza dei soggetti normali, ogni unità informativa di uno studio di questo tipo non è basato sull'individuo, ma è basato quantomeno sulla coppia di gemelli. E quindi ne registrammo 40, ma impiegammo vari anni per far quello. Identicamente, a maggior ragione, dopo tutta questa lezione, verrebbe da dire perché questi approcci indiretti al sonno e all'Alzheimer, con gli studi epidemiologici, col modello Murino, con l'anziano, perché non registrare direttamente gli Alzheimer? Perché vi assicuro, non è facile, non è facile, non è facile. Ci abbiamo messo così tanto anno, proprio perché ci sono delle peculiarità, non solo nella collaboratività di questi pazienti o spesso delle famiglie di questi pazienti, ma proprio nel portare a termine uno studio questi pazienti. Ne abbiamo registrati 150, ci abbiamo messo, ripeto, 15 anni, ma in realtà abbiamo registrato molti di più. Solo che moltissime
mesi di lavoro e di registrazione sono andati via perché o poi non si rivelavano Alzheimer alla diagnosi finale, o perché nel corso della notte si staccavano gli elettrodi, o per le mille disavventure, eccetera. Per fortuna l'abbiamo finito, l'abbiamo repubblicato. E raccontiamola questa storia, non tanto la storia dell'esperimento, la storia della relazione fra sonno e Alzheimer, però vista in parte in maniera diversa come l'ho raccontato fin qui. C'è un pezzo di storia sull'elettrofisiologia degli Alzheimer che è abbastanza consolidata, cioè da circa 20-30 anni. Se uno prende i pazienti Alzheimer durante il giorno, durante la veglia, e durante i vari test clinici, gli fa 5 minuti di EEG. Se la faccio facile, tutt'altro che così facile la faccio. Si trova praticamente regolarmente, sono decine gli studi che hanno trovato, che c'è qualcosa che potremmo chiamare un'incursione di frequenze lente nell'EEG degli Alzheimer. Questa incursione delle frequenze, scusate, questa incursione delle frequenze lente delle G da anni si chiama slowing EG, cioè EG rallentato. Vi ripeto, non si discute l'esistenza del fenomeno. Fa parte delle mille ambiti della ricerca sull'Alzheimer. Questo fenomeno, così è cominciata la storia che sto per raccontarvi, osservato dal punto di vista dello studioso di sonno, ha una lettura in parte diversa. Chi la guarda da neurologo, da neurofisiologo clinico, come lo dovete chiamare, è un ritmo anomalo che compare nelle cifre dei pazienti Alzheimer. Dal punto di vista del sonno, uno può dire sì, è possibile che sia questo, però per chi studia sonno, l'intrusione delle frequenze lente del cefalogramma durante la veglia è un fenomeno che si osserva anche nelle persone normali. Quando sono molto sonnolente. Per esempio, la si osserva in conseguenza di privazione. E allora la domanda, proprio banale all'inizio di tutta questa lunga storia, che è stato banale comunque, era: questo già descritto fenomeno di rallentamento delle G nei pazienti Alzheimer, mi dovete perdonare, vi chiedo 30 secondi per far mangiare un affamato gatto che mi sta facendo la corte. Scusate, perdonate, perdonate, perdonate. Davvero 30 secondi non di più. Scusate, scusate. Ci sono, un attimo. Fatto. E allora l'idea era, se vogliamo semplificarlo, questo fenomeno è causa e conseguenza. È causa, non è una risposta, vuole dire. È esattamente come la pensano tutti quelli che lavorano nell'ambito neurologico, neurofisiologico, è uno dei tanti segni interessanti delle degenerazioni alzheimeriane, magari espressione dell'alterato funzionamento elettrico perché ci sono popolazioni neuronali in degenerazione. Oppure, riletto nelle ipotesi, nel punto di vista dello studioso di sonno,
Non è che tutta questa roba che vi ho raccontato e che in parte già si sapeva dell'alterazione del sonno dell'Alzheimer determina uno stato di sonnolenza che poi si esprime come rallentamento delle ECG. E quindi, ricordando molto banalmente, che sonno e veglia sono intrinsecamente connessi e le caratteristiche del sonno sono suscettibili di influenzare la qualità della veglia, anche elettrofisiologica. Ma per certi versi, abbiamo visto in altre lezioni, la qualità della veglia è suscettibile di influenzare le caratteristiche del sonno. È nata l'idea di fare questa cosa folle, masochistica, soprattutto perché è fatta dagli Alzheimer, di studiarle in tutti gli stati fisiologici. Studiarle nella veglia, studiarle nel sonno e studiarle di nuovo nella veglia, ma in diversa fase circadiana, con misure elettrofisiologiche o con misure self-report. Bene. Primo pezzo della storia. Nonostante da decenni si dice, in parte si pubblica, delle alterazioni del sonno dei pazienti Alzheimer, la prima sorpresa, nessuno l'ha mai fatto con questi numeri, 50 Alzheimer, 50 mild cognitive impairment e 50 controlli. Poi le alterazioni del sonno sì ci sono, ma non sono così drammatiche. Tutto sommato, per robustezza statistica, non fortissime, ma neanche estesissime. Sostanzialmente si assumono in due cose. Ci mettono un po' più di tempo per addormentarsi i pazienti Alzheimer e hanno, rispetto agli anziani normali che comunque hanno una perdita di sonnolenza, questo processo fisiologico ce l'hanno ancora più marcato. Fine. Quindi la prima sorpresa è che in uno studio più grosso mai fatto, tutto sommato, non sono poi così drammatiche le caratteristiche apparentemente più macroscopiche del sonno. Però poi li abbiamo registrati. Come ho detto, di sonno, di veglia. Come spesso capita in questi esperimenti, c'è una discreta complessità tecnica, però mi limito agli aspetti principali. Primo, il sonno REM, il sonno non REM. Il sonno REM e il sonno non REM sono due modi diversi del sonno, e quindi separatamente li abbiamo valutati in queste tre popolazioni cliniche. Da ora in poi i tre colori identificano i tre gruppi critici. E come vedete, nel sonno non REM, come ci si potrebbe aspettare per tutto un pezzo della lezione che vi ho fatto, ci sono specifiche, drammatiche differenze nei ritmi sonno ondeolente nella delta. Ci sono sostanzialmente due segni, ma ancora più marcato, che l'attività che corrisponde ai fusi del sonno è decrementata in realtà. In realtà è molto importante, è molto pure abbastanza forte la differenza, però anche qua tutto sommato meno drammaticamente diverso da come ci si sarebbe aspettato o come qualcuno ha raccontato o alluso a non registrato gli Alzheimer. Per certi versi, lo vedete dai pallini che identificano quali locazioni corticali sono significative, molto più estese sono le differenze in sonno REM e principalmente per le attività più lente. Si potrebbe dire che come c'è, ed era stato già dimostrato, uno slowing delle ECG nel sonno, c'è anche uno slowing, cioè un'intrusione di frequenze lente
volte dove non ci dovrò essere anche nel sonno, cioè nel sonno. Ed è per altre cose su tutta una serie di aree che sono quelle più interessate ai processi neurodegenerativi. Ma le abbiamo citate anche in veglia, qui non è originale, questo è lo slowing già descritto, però badate bene, questo nessuno l'ha mai fatto vedere, lo slowing dell'EG dipende pure da quando tu li registri. Questa è la registrazione serale, questa è la registrazione mattutina. Questa è la registrazione che più corrisponde alla routine di qualsiasi neurologia dove sono fatti decine di studi di questi anni. Effettivamente, praticamente su tutta la corteccia c'è l'incursione dei ritmi lenti. Ma lo stesso non vale la sera, nella stessa ora, ma in fase circadiana diversa. Ci sono incursioni di ritmi lenti, ma assai meno estesi. In qualche modo, sembrerebbe che o la fase circadiana in sé, o la notte di sonno che ha preceduto questa rivelazione mattutina, siano la causa del fenomeno. Ovviamente poi abbiamo cercato, con un approccio correlazionale, di capire quanto il cervello descritto elettricamente in veglia e quello nel sonno REM e quello sonno non REM esprimono meno un identico, un unico fenomeno, un approccio correlazionale. E qui sostanzialmente ne vedete l'esito, stavolta sono mappe di correlazioni, quello che vedete sostanzialmente è come sono non REM, le rispettive bande sono correlate con le differenze diurne e come per il REM lo sono identicamente. Sono pattern che riguardano una simile banda di frequenza, ma per certi versi i fenomeni sono, per quanto esistono queste robuste correlazioni, più indipendenti di quanto inizialmente noi pensavamo. Poi, piuttosto che correlare l'attività dell'EEG per ciascuna banda nei diversi stati, abbiamo correlato il fenomeno dello slowing del REM con il fenomeno di veglia, visto che si manifestava con simili caratteristiche. E qui lo vedete molto chiaramente. Lo slowing del REM rela fortemente, praticamente su tutte le derivazioni, sia della veglia, dell'EEG di veglia serale, sia dell'EEG di veglia diurno, praticamente tutte le derivazioni. E lo fa sia negli Alzheimer, sia nei mild cognitive impairment, molto 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 meno nei controlli sani negli anziani. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che, o meglio suggerisce, che i due fenomeni, il rallentamento delle G di sonno e quello del REM, rimandano a un probabile meccanismo comune stante la robusta associazione e stante anche il fatto che c'è un'anatomia corticale in parte ovviamente impoverita dal processo neurodegenerativo. Le risonanze ce le abbiamo, ma non solo in questo studio, fa da parte di un'altra. Inutile dire che tutta sta roba qua, il sonno non REM, sono REM, i segni che abbiamo trovato, quello del non REM che riguarda la gamma di frequenza che corrisponde ai fusi del sonno, quello del REM, l'intrusione delle onde delta, relano significativamente praticamente su tutte
le derivazioni con l'entità, con tutte le critiche e i limiti di questo mondo, ma continua a essere lo standard del decadimento cognitivo rilevato dalla mini-meta. E lo fanno così come lo fanno le misure diurne espresse dall'identico rallentamento, dall'identica intrusione delle frequenze lente. Questa qua è la sintesi finale di questo studio per certi versi unico, che non si è pubblicato in Science, o meglio sull'Open Access in Science qualche mese fa, che indica in un'unica immagine, appunto 15 anni di lavoro, cosa cambia nella veglia. Questo non è originalissimo. O meglio, è originale che ci siano veglie con diverse fasi circadiane, con diverse caratteristiche del fenomeno a seconda di quando lo registri. Quello che è più originale è il complesso delle differenze del sonno REM, soprattutto più forte quello del REM, come quello del REM sia fortemente connesso a quello dell'intrusione in veglia, con una buona correlazione. C'è l'ultimo pezzo della storia che però non so, cioè, lo so in maniera molto preliminare, e comunque non lo riusciremo a fare, anche se abbiamo fatto uno studio unico per dimensioni. C'è un'altra strategia di studio in queste malattie, in questi pazienti. Ovviamente seguirli longitudinalmente, però con tutte le complessità sperimentali. Ovviamente non seguire longitudinalmente gli Alzheimer nei controlli, ma seguire i cosiddetti prodromici. Perché? Perché sulla base di quello che io stesso vi ho detto qualche, insomma, un po' di tempo fa, alcuni di questi diventeranno Alzheimer, alcuni no. Quindi tu li vedi a un certo tempo e poi li vedi a un certo altro tempo. In questo secondo altro tempo, alcuni saranno diventati Alzheimer, alcuni no. E la domanda è: chi è diventato Alzheimer rispetto a chi è diventato Alzheimer? Che cosa c'aveva all'inizio? Ovviamente, se quello che tu hai misurato è effettivamente predittivo della conversione. Però c'ho pure dei dati, mi sembra che ci sono le figure, le slide dopo. Però qual è il problema? Il problema è che nonostante questo grande campione, poi le cose non funzionano così. Perché? Perché i pazienti negli anni A, anziani muoiono, quindi alcuni pazienti li perdi, altri abbandonano, perché se abbandonano il rapporto con la struttura clinica, che poi è la struttura in cui tu li hai reclutati, li perdi i pazienti sostanzialmente. Qual è la morale? La morale è che purtroppo ne abbiamo tracciati, mi sembra appena una ventina, e sono più o meno convertiti e non convertiti in misura più o meno corrispondente. Ma questa è la sintesi di tutto quello che vi ho raccontato. Con mille pinze, davvero con mille pinze, quelli che, questo è il confronto fra convertiti e non convertiti. Quelli che convertono sembrano avere più frequenze lente sia in REM sia in REM con certe cautele. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente, perdonate, mi impasticcio ogni tanto con le figure, vuol dire che sostanzialmente chi ha convertito
sembra con tutte le cautele della scarsa numerosità campionaria. Il dato non pubblicato, non ancora numeri molto piccoli, già presente l'alterazione nell'attività lenta durante il sonno, almeno più marcatamente di quanto ce l'hanno quelli che non convertono sia REM che in sonno non REM. E chiudo ricordandovi che è già scorso senza bisogno di che la stessa logica closed loop che dicevo prima, vabbè, l'avete vista mentre parlavo, si può usare, lo rimetto, anche per incrementare i flussi del sonno, quelli che crollano e crollano in maniera, vedete, compare, lo riconosce. E delibera. Quindi, in qualche modo, strategie potenziali di intervento, in qualche modo, si aprirebbero laddove alcune di queste manipolazioni, per esempio l'incremento dell'attività lenta o l'incremento dei fusi. O al contrario, la soppressione dell'attività lenta in sonno REM, visto che quella abbiamo trovato, per verificare, probabilmente non in Alzheimer, ma in quadri prodromici, se si riesce a rallentare o a ritardare la progressione. Ma questa è una storia che deve essere ancora scritta e certamente non lo faremo noi. Bene. Qualche minuto ancora, se c'è qualche. Ma intanto posso bloccare.